A Roma, la Villa Massimo, oltre ad ospitare la sede italiana dell'UNESCO, questo organismo internazionale di collaborazione della cultura, è un poetico ispirato borgo di studi, cioè essa stessa un luogo di produzione intellettuale e artistica. Ecco Guttuso, intento a iscrivere nel disegno robusto quei laghi di colore che rispecchiano la sua fantasia. A studio in questa villa anche Emilio Greco, di cui la pattinatrice testimonia la foga. Vedete i suoi ritratti, elaborati nell'esecuzione, rievocano per la loro espressività e caratterizzazione fisionomica la scultura romana dei secoli avanzati. Il suo lottatore ha il calmo raccoglimento istintivo e organico dell'atleta prima della lotta. Quasi si direbbe un meditare di muscoli. Questo scultore ha vinto uno dei premi della mostra sportiva indetta per le Olimpiadi. Nato a Catania nel 13, Greco cominciò a 7 anni. Poi il padre lo mandò a fare l'assistente marmista. Greco, futuro modellatore, imparò che la materia deve immedesimarsi con la struttura, obbedire a ritmi architettonici affinché se ne sprigioni la bellezza.